Boom dei visitatori ieri alla rassegna Stelle del Vino sul Mare organizzata dall'Enoteca Garante di Balestrade. La Via Meli è stata chiusa al traffico e si è trasformata in un luogo magico in cui è stato possibile degustare vini e prodotti tipici siciliani in pieno centro abitato. Importante è il parterre delle aziende siciliane aderenti, tra cui Alessandro di Camporreale, Casa Vinicola Pazio, Feudo di Sisa e Tenute Orestiade. Nel corso dell'evento il maestro pasticciere Paolo Antico e i ragazzi della scuola di formazione Euroforme hanno realizzato una torta lunga 10 metri e il ricavato è andato in beneficenza a un'associazione che si occupa del contrasto alla droga e di tempi sociali. Durante la manifestazione è stato presentato il progetto del Comitato 1820 che in questi anni ha celebrato i 200 anni di Balestrade e ha realizzato dei percorsi culturali fruibili tramite un'app in cui sono presenti video, testi e autoguide. Una prima edizione per segnare comunque un modello e un format che può essere un format vincente per tutto il turismo del mare, della costa tra Palermo e Trapani. Enoteca Galante ha veramente intenzione di sviluppare un processo di alta qualità con grande partecipazione però del pubblico turistico. Troppo gentile. Allora, l'idea dell'Enoteca era nata già con questo format. Noi abbiamo aperto il 17 agosto, quindi relativamente da poco. Ma volevamo essere proprio la classica boutique, la classica Enoteca, ma con una visione di un ragazzo di 30 anni. Vengo da un percorso di studi, una laurea in viticoltura e enologia, per poi il diploma in sommelier con l'AIS. Quindi la mia idea era avere la doppia faccia della medaglia per valorizzare non solo quello che è l'aspetto enologico, ma quello che è l'abbinamento cibo-vino, perché in Sicilia la parte cibo non può essere trascurata. Una cultura enogastronomica, una cultura di uno street food portato così avanti, portato nel tempo, volevamo fare un evento fieristico che si rispecchiasse quello che vuole essere la classicità dell'evento, ma contestualizzato per appunto una sorta di evento 2.0, se così lo vogliamo chiamare. Quindi l'idea ci nasce proprio anche da una parte food di cercare di le arancine piuttosto che il nostro sfincione o la nostra pizza bianca, ma riproporla in un contesto più digeribile, un po' più gourmet, tra virgolette, per un termine molto gettonato. Quindi l'idea è questa, appunto, abbiamo organizzato questo evento all'Enoteca in Fiera, Calici, abbiamo voluto portare le eccellenze, le stelle enologiche del nostro comprensorio e non solo, perché abbiamo anche aziende dell'Etna, abbiamo aziende da Erice, quindi le massime eccellenze che sposano una cucina relativamente innovativa ma comunque sostenibile e cercare comunque di essere quanto più contemporanei ed essere quanto più rispettosi della tradizione siciliana. Penso che il concetto dell'Enoteca in Fiera in questo caso possa essere un po' un concetto che nasce a Balestrade perché noi siamo di Balestrade, il nostro territorio e siamo molto legati alla nostra terra, ma è un concetto che secondo me e secondo noi dovrebbe essere esportato non solo in tutto il comprensorio ma in quello che è il Golfo di Castellammare. Balestrade in realtà non ha una grande storia enologica, una grande enologia attuale, ma in realtà la storia enologica è importante. Noi abbiamo stabilimenti Florio, stabilimenti Uddaus. Quindi l'idea è sì un evento fieristico, ma un evento fieristico 2.0, un evento fieristico contemporaneo che voglia sposare per l'appunto la qualità con una tradizione importante. Nell'enogastronomia e nella pasticceria un elemento fondativo per un'estate che richiama pubblico, che richiama turisti, ma anche un pubblico gourmet. Bravo, hai centrato un po' tutto. È un evento molto bello per cui chiama i turisti, chiama tantissima gente, per cui questi eventi vanno fatti e rifatti. Perché l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto perché uno per una giusta causa, per una raccolta fondi, per dei bambini veramente, io li conosco, li ho visti e hanno veramente di bisogno di questi soldi. Qualcuno mi ha fatto la domanda, sai, ma loro hanno le convenzioni, sono pagate dalle regioni, vero è che sono pagati, ma i soldi gli arrivano dopo un anno, gli arrivano quasi dopo 2 anni, un anno e mezzo, allora questi come fanno? Vanno avanti. E allora li stiamo aiutando noi, li sosteniamo perché hanno bisogno delle visite mediche e quant'altro. Fare una torta così a 10 metri, guarda, ti garantisco che è stata fatta a tutte le nostre spese, senza chiedere tanto a nessuno. Sì, grazie all'Euroform che ci ha dato un contributo, anche la Mykonos e la frutta. E fare una torta così, 3 giorni che lavoriamo, 4 persone per tutta la preparazione. Non sono stanco per niente, ma soddisfatto e contento. Ma contento perché
Vedere la gente sorridere, vedere Vincenzo Galante, l'organizzatore, contento, vedere i ticket che si stanno strappando e che si stanno consumando, sono strafelice dell'evento. Che venga una, due, cento volte di questi eventi.